Cominciamo a vedere un po' i filtri. I filtri sono elencati qui a sinistra. Alcuni sono visibili e selezionabili, altri vanno prima resi visibili e poi selezionati. Scegliamo gli articoli più recenti. Qui ho la possibilità di scegliere 5 anni, 10 anni, ma se voglio selezionare gli ultimi 4 anni, ad esempio, devo andare su Custom Range e selezionare 2010. Posso dare un intervallo di date. Se metto solo la data iniziale, si intende che la ricerca va fino agli articoli correnti. Do apply. Altri filtri, vogliamo ad esempio vedere delle rassegne di letteratura, può essere interessante all'inizio di una ricerca vedere gli articoli di ricognizione, quindi vari tipi di rassegne o revisioni che danno un'idea della letteratura su quell'argomento. Se selezioniamo, possiamo selezionare review. C'è dell'altro, se qui do more, vedo tutta una serie di tipi di articoli, studi clinici, divisi anche per varie fasi di studi clinici. Linee guida. Studi randomizzati. E fino a systematic reviews che seleziono. Do show e poi, dopo averlo reso visibile, lo seleziono. La differenza fra le due tipologie è che sotto review abbiamo articoli di ricognizione in cui l'autore compie un'analisi della letteratura su un certo argomento secondo il suo punto di vista. Si trovano qui anche le revisioni della Cochrane, che prendono invece in considerazione studi secondo criteri di inclusione e di esclusione nell'ambito della medicina basata sull'evidenza. Vedremo dopo come cercare in PubMed in modo specifico le revisioni della Cochrane. Se invece applico il filtro Systematic Reviews, trovo vari articoli di ricognizione, tra cui meta-analisi, linee guida, revisioni della Cochrane e altri. La struttura del filtro Systematic Reviews è specificata nel dettaglio alla voce Clinical Queries, che è accessibile dall'home page di PubMed e che adesso vediamo. Clinical Queries. Questo box ci permette di compiere ricerche applicando dei filtri in ambito clinico. Sotto la voce Systematic Reviews abbiamo Filter Information che ci dà i dettagli di un filtro molto articolato che sarebbe difficile da costruire. Eccolo. Torno indietro. E per riprendere la mia ricerca devo andare su Advanced. In Advanced vedo tutti i passi di ricerca fatti. Per riaprire una ricerca basta andare sui risultati. Ecco, riprendo la ricerca sul ruolo dell'infermiere col filtro degli anni. Eccolo qua, 203. Poi posso selezionare nei filtri, posso selezionare altri elementi come la lingua, ad esempio, qua non la vedo, cioè show additional filters, seleziono lingue, ecco. È vietato eliminare l'inglese, però.
Ad esempio, posso avere la curiosità di vedere quali articoli sono in italiano nella nostra ricerca. Allora metto solo italiano, dopo averlo reso visibile devo selezionarlo. E ce n'è uno solo. Tolgo il filtro con Clear. Altri filtri possono essere fasce di età, il sesso o altri campi di ricerca. Adesso per analizzare i miei risultati vado sul Display Settings, do Abstract e do Apply. Comincio ad analizzare i risultati e posso archiviare provvisoriamente le citazioni che mi interessano in una memoria temporanea detta clipboard. Do la spunta a qualche articolo. Una volta selezionati gli articoli che mi interessa archiviare, do Send to Clipboard, Add to Clipboard. Quando trovo un articolo che mi interessa, è molto importante andare a vedere un altro elemento, i Related Citations, che posso aprire. Le related citations sono citazioni, di solito circa un centinaio, molto affini alla mia citazione di partenza. L'ordine in cui compaiono è di affinità decrescente, così è facile che le prime che vedo mi interessino e presentino anche dei mesh pertinenti, magari diversi da quelli che ho usato, che possono darmi altri spunti per arricchire la mia strategia. Facciamo che mi interessano le prime 5-6 così che trovo, le sposto al clipboard, send to clipboard, up to clipboard. A questo punto non posso più tornare indietro per continuare ad analizzare i risultati della mia ricerca, perché altrimenti tornerei indietro rispetto all'archiviazione di articoli che mi interessano. Devo andare su Advanced, riseleziono la mia ricerca, vado e riprendo ad analizzarla. Posso immaginare di voler concludere la mia ricerca, decido di accorpare i risultati a tutte le citazioni già inserite in Clipboard. Quindi do Send to Clipboard. Attenzione, qui vedo che quando non seleziono niente, vengono aggiunti tutti i record della ricerca. E qui entriamo nell'argomento della gestione dei risultati. La National Library of Medicine mette a disposizione uno spazio personale dove gestire le proprie collezioni e strategie di ricerca. Bisogna andare in alto a destra, sulla barra blu, e selezionare Sign in to NCBI. A questo punto registrarsi. Dobbiamo andare su Register for an NCBI account e compilare almeno i campi obbligatori. Si compilano i campi, si crea una domanda per risalire la propria password in caso venga smarrita. Ricordo che come indirizzo email è meglio indicarne uno personale che non abbia scadenza, come invece quello di studente universitario.
perché qui non siamo in un contesto istituzionale, ci stiamo aprendo uno spazio messo a disposizione dalla National Library of Medicine che non ha nulla a che vedere con l'università. Una volta compilati i campi, si riceve una conferma di registrazione alla mail che si è indicata. Io vado a sign in with an existing account. Una volta entrati nel proprio spazio, il nome utente compare sulla barra. Si Entrando in MyNCBI, vado a fare una selezione che mi può essere utile continuando la ricerca. Posso entrare in NCBI Site Preferences. Ci sono varie possibilità di scelta. A noi interessa solo, l'unica opzione che usiamo è Highlighting, che è sotto a Common Preferences. Cliccando qua abbiamo una tavolozza, si apre una tavolozza dove possiamo selezionare il colore che evidenzierà all'interno dei record i termini di ricerca usati. Non è particolarmente importante quando facciamo la ricerca partendo dai mesh, perché sappiamo dove trovarli in un record. Ma quando si fa la ricerca con parola libera è interessante, è più facile vedere come il sistema tratta le nostre stringhe di ricerca e ritrovare i termini usati evidenziati all'interno dei record. Per tornare a PubMed vado alla parte inferiore e centrale della pagina, sotto alla colonna Popular. Creato il mio account, posso archiviare i miei record in modo più permanente. Ora proviamo una ricerca un po' più articolata in cui applicherò il nesting, che consiste nel raggruppamento dei termini quando la stringa comprende più operatori booleani. Imposto una ricerca sugli standard del consenso informato in Italia, Francia e Spagna. Comincio con cercare consenso informato nei mesh. Apro la pagina. Un'occhiata alla posizione nella gerarchia. Vedo che ci sono diversi rami, ci sono dei termini più specifici che a me va bene tenere, quindi non farò alcuna selezione. Vado a cercare standard. Do Add to Search Builder. E vado a cercare i tre stati che mi interessano. Il mio scopo è di avere dei risultati di ricerca in cui ogni record contenga sia il concetto di standard del consenso informato, sia la localizzazione geografica data da uno o più degli stati identificati. Dunque, tra consenso informato e concetto geografico è necessario usare l'operatore AND, perché io li voglio entrambi, ma il concetto geografico va incluso in parentesi tonde, in cui gli stati messi in gioco sono in relazione con OR, in quanto mi va bene che in ogni record ce ne sia almeno uno dei tre. Allora comincio a cercare gli stati. Italy. Non c'è bisogno di aprire la pagina. Do Add to Search Builder e vado in cerca degli altri. Spain.
Düsseldorf-Bilder. E infine Francia. Non mi sono preoccupata degli operatori booleani, ma soltanto di avere gli elementi che mi servono. Ora ho tutti i miei elementi. Sistemo allora gli operatori booleani e le parentesi che PubMed usa in abbondanza. Dunque, tra consenso informato e la localizzazione geografica abbiamo detto ci vuole AND. Dopodiché gli stati vanno uniti dentro a parentesi tonde con l'operatore OR. Verifico la mia stringa. Avrei potuto anche inserire gli operatori corretti a mano dal box sotto al box di ricerca. L'importante è verificare alla fine, eventualmente correggere. Do search PubMed. Avevo un filtro da una ricerca precedente, perché i filtri vengono portati avanti, quindi va sempre verificato se mi sto portando dietro qualche filtro precedente. Do clear. Mi aspetto di avere in ogni record standard del consenso informato e uno, due, tre degli stati che ho inserito. Do display settings e faccio una veloce verifica dei mesh presenti. Do apply. Apro il primo, abbiamo Spain, nel secondo abbiamo l'Italia e avanti così. Posso aspettarmi anche di trovare al posto di consenso informato, naturalmente, qualche termine più specifico, tipo moduli per il consenso informato dei minori, eccetera. Ora, senza analizzare i risultati, perché magari in questo momento non ne ho la possibilità, vado a creare una nuova collezione, senza passare per la clipboard. Semplicemente, senza selezionare nulla, do Send to Collections. Add to collections. Se non avessi già aperto il mio account, sarei stato sollecitato a dare login in MyNCBI. Qui ho la possibilità di creare una collezione o attaccarmi a una collezione precedente. Do un titolo. Salvo. Con questo abbiamo finito di vedere la ricerca a partire dai mesh e passiamo ora alla ricerca con parola libera.